Ciao a tutti, questa è la prima lezione online svolta per conto del Centro Sportivo Italiano sulla formazione del settore Wushu. Il Wushu è un'arte marziale cinese e comprende sia gli stili esterni che interni. Adesso in una breve presentazione, appunto, vediamo un po' le caratteristiche di questa disciplina. Il Wushu infatti racchiude tutte le arti marziali di origine cinese ed è uno sport individuale con anche possibilità di esecuzioni di gruppo, ma più che mai per esibizioni, manifestazioni e così via, ma rimane uno sport individuale e sta nella capacità appunto del maestro, del docente, capire subito le caratteristiche dell'allievo, le sue predisposizioni per poter indirizzare su di lui un allenamento specifico. Il Wushu racchiude sia stili interni che esterni. Stili interni, per esempio il Tai Chi, che si vede spesso in molti documentari cinesi. Il Wushu è stato nel 1936 olimpico alle Olimpiadi di Berlino e lo sarà nel 2022 per le Olimpiadi giovanili. L'atleta che pratica questa disciplina deve essere dotato di forza esplosiva, resistenza, potenza ed elevata mobilità articolare. Per questo serve un allenamento specifico. Il Wushu è un'arte marziale versatile composta da innumerevoli stili che possono essere praticati da tutti a seconda delle diverse caratteristiche dell'individuo. L'allenamento dell'atleta deve essere svolto a realizzare sull'organismo modificazioni anatomiche e funzionali, oltre che psicofisiche. Inoltre dalla ripetizione di appropriati esercizi in modo tale da sviluppare specifiche capacità. In senso generale, un allenamento come tanti altri può essere suddiviso in quattro parti, cioè il riscaldamento, lo stretching, la mobilità articolare, l'allenamento tecnico specifico dello stile che qui diventa abbastanza variegato e complesso, e il defaticamento. A seconda degli obiettivi prefissati da raggiungere, queste fasi possono essere tra loro diverse in durata e nella composizione delle tecniche. Adesso, grazie all'apporto di Romina Quatella, possiamo vedere in un ambito pratico alcune tecniche ovviamente adattate ad un ambiente ristretto come potrebbe essere anche quello domestico o lo spazio piccolo. Ciao a tutti, adesso vediamo alcuni esercizi esemplificativi per quello che è la nostra disciplina Wushu, sia per gli stili esterni che per gli stili interni. Qui vediamo un esempio di riscaldamento sul posto. È una corsa effettuata sul posto, molleggiando sugli avampiedi se non si ha il tapis roulant. Qui si accelera il ritmo sempre sugli avampiedi e si decelera il ritmo in modo da variare e simulare le diverse fasi scatto e corsa sciolta che può esserci durante il riscaldamento in una palestra ampia. Questo ovviamente per chi non ha la possibilità di avere ampi spazi, magari può solo svolgere attività in casa o in un luogo circoscritto. Mi raccomando, è importantissimo
svolgere questo esercizio solo utilizzando gli avampiedi, appoggiando gli avampiedi. Questo è un esercizio sempre sugli avampiedi, ritmato, un esempio di ritmo di cambio di passo. Questi cambi di passo sono importanti per la coordinazione, oltre che per il ritmo. Fondamentali ovviamente nel Wushu, che è un'arte marziale cinese, il ritmo è la vita. Questi sono alcuni tra gli innumerevoli esercizi che aiutano ad acquistare più ritmo. Con questo esercizio vediamo un ritmo scadenziato da lento a veloce. In maniera diversa questo ritmo può essere utilizzato sia negli stili esterni sia negli stili interni, come già accennato qua una calciata. E qui uno skip. Importante è l'alternanza e la coordinazione delle braccia con le gambe. Mentre si fanno i saltelli sugli avampiedi, rotazione delle braccia in avanti e poi indietro. Adesso braccia alternate, prima in un senso e poi in quello opposto, una avanti e una indietro, adesso invece in senso orario tutte e due e poi in senso antiorario tutte e due. Questo è un esercizio prettamente di riscaldamento, non è un lavoro qualitativo, sfruttando però delle tecniche di Wushu. Diversi fondamentali possono essere utilizzati in maniera aerobica per svolgere un riscaldamento di specifiche parti del corpo che verranno utilizzati poi negli appositi pratiche di Wushu. Rotazione delle braccia, prima braccio singolo e poi braccia coordinate insieme. Anche questa è una tecnica di Wushu che può essere utilizzata per il riscaldamento. Rotazione dei piedi, delle anche, del busto, spalle e testa. Le braccia devono toccare orecchio e coscia durante la rotazione, sia lento che veloce. Importante coordinare con i saltelli l'utilizzo degli avambracci, anche se il gesto è solo accennato, ma è fondamentale utilizzare sempre gli avampiedi. Durante questi saltelli bisogna stringere i glutei. Rotazione in senso antiorario ed orario con i saltelli. Rotazione dell'anca durante questo esercizio che vede il passo avanti e il passo dietro alternati. Sempre un esercizio che evidenzia il ritmo, può essere fatto sia veloce che lento. Sia con il piede destro sia col piede sinistro, avanti e poi dietro.
Questa prima parte del riscaldamento è giunta al termine. Ora possiamo vedere come poter sciogliere la parte alta, media e bassa del nostro corpo. Tra i vari esercizi possiamo utilizzare da subito quelli predisposti per sciogliere caviglie e polsi, o singolarmente o contemporaneamente, quindi rotazione della caviglia in senso orario e antiorario, prima lenta e poi veloce, anche roteando i polsi, anche i polsi roteandoli sia in senso orario che in senso antiorario. Sciogliere i polsi, ci sono diversi esercizi per sciogliere i polsi, stretching alle dita della mano, ai polsi della mano, adesso esercizi per allungare la muscolatura nella parte alta del corpo, quindi partiamo dalla testa, sciogliere il collo, rotazioni in senso orario ed antiorario, effettuati in maniera sciolta, sia lenta che veloce. Sciogliere le anche con rotazione in senso orario e antiorario. Le ginocchia, prima verso l'interno e poi verso l'esterno, molleggiando e distribuendo il corpo sia sugli avampiedi che sui talloni. Cercare di fare minimamente pressione sul ginocchio in modo da alleviare la tensione che c'è della muscolatura vicino al ginocchio e sciogliere anche l'articolazione. Esercizi per sciogliere la schiena possono essere fatti da in piedi oppure in posizione di Ushu Gayebo. Questi sono altri esercizi sempre per sciogliere le caviglie. Qui si allunga il quadricipite. Esercizi per sciogliere le spalle, si possono fare da sdraiati oppure tenendosi a una spalliera. Esercizi sempre per sciogliere la schiena, la posizione tipica di un gatto. Gobba, premere le caviglie, poi premere verso il basso il busto e avvicinare il busto alle gambe, la testa verso le tibie. Roteare il busto sia verso destra che verso sinistra,
appoggiando i palmi a terra. Torsione del busto verso la gamba opposta, in questo caso noi vediamo la sinistra. Allungare la schiena e la testa deve tendere verso il piede. In base alla scioltezza dell'individuo si può andare in spaccata sagittale, prima sinistra poi destra, portare il piede davanti alla fronte o al naso o al mento, e quando si effettua la spaccata davanti portarlo alla fronte, al naso o al mento, e il piede della gamba dietro invece portarlo verso la testa. Questi esercizi possono essere fatti con diverse sequenze. In base all'esigenza dell'individuo può essere svolto prima un esercizio o prima un altro esercizio. È soprattutto una caratteristica dell'individuo vedere quale è meglio fare prima tra gli esercizi di scioglimento. Se una persona è rigida in una parte del corpo, quella sicuramente andrà trattata maggiormente. Qui vediamo una spaccata frontale, bisogna allungare le braccia verso avanti, guardare verso avanti, dopodiché unire le gambe e riallungare il busto, prima verso l'alto facendo leva alle ginocchia. Questo esercizio serve per le anche sempre, per fare torsione tra busto e gamba. Con questo esercizio bisogna allungare i muscoli della schiena e cercare di portare il piede alla fronte, prima destra e poi sinistra o viceversa. Torsione dell'anca. Questi sono altri esercizi che aiutano ad allungare alcuni muscoli della laterali, le dorsali, muscoli ovviamente della schiena, braccio opposto alla gamba, la mano afferra il piede e tira il piede verso la testa sempre. Slanci da effettuare con scioltezza. Lo stesso esercizio che può essere svolto per fare un fondamentale, quindi lavorare sulla qualità,
Può essere svolto anche in scioltezza per semplicemente sciogliere il corpo. Quindi un esercizio di slancio o dei calci, se lavorato per i fondamentali, dovrà sviluppare una certa qualità, un certo ritmo che varia. Se utilizzato per il riscaldamento o l'allungamento, può essere invece continuativo, sciolto, blando, quindi in base alla finalità cambia come viene anche svolto lo stesso esercizio. In questo caso questi fondamentali vengono utilizzati solo come allungamento, non per lavorare sulla qualità del gesto. Calcio esterno e interno combattuta. Questi esercizi vanno bene sia per gli stili esterni sia per gli stili interni. Slancio o calcio in base a come viene lavorato, gamba laterale, destra e sinistra. Esercizi di coordinazione. Questi non sono esercizi lavorati per ottenere una qualità. In questa fase dell'allenamento possono essere lavorati solo per ottenere una prestazione atletica nel gesto del wushu, non una prestazione di qualità tecnica. Se bisogna fare un lavoro di qualitativo, deve essere fatto in maniera differente. Sicuramente non durante le fasi di potenziamento, ad esempio. In questo modo si allena la coordinazione del gesto tecnico. Sono esempi per migliorare la coordinazione del gesto tecnico, sfruttando dei fondamentali di Ushu. Sono fondamentali base questi. Sia sfruttando posizioni come Mabu, Pubu, tutte posizioni basi di tutti gli stili del Wushu. Finisce qui questa prima lezione. Vi ringraziamo dell'attenzione e vi diamo appuntamento alla prossima lezione. Grazie. A presto. A presto.